Bene, siamo sulla strada che porta all'Oberalp. Luna ha realizzato adesso quale sia l'Oberalp. Di qual è l'Oberalp? Dove c'è il faro? Buongiorno. Pensavo fosse già abbastanza chiaro, ma. E non è che posso ricordarmi tutto subito. Certo, però, neanche così. Però vabbè, l'importante è esserci arrivati. Madonna che vento! Non c'è l'80? Sì, mi raccomando, nelle gallerie. Salve! Il navigatore è un po' confuso. Ah, ok, adesso si è ripreso. 100! 100! Comunque la strada stretta era quella lì di fianco. Ah sì, mi ricordo. Ma qua è linea tratteggiata nel senso che puoi superare? Credo di sì. Mi sembra un po'. Ma è autostrada o statale? Autostrada. No, comunque abbiamo fatto bene a fare l'autostrada perché vabbè, il primo pezzo qua di statale mi ricordavo che era una merda, perché sarebbe stata quella lì che costeggia. Sì. Quindi tanto vale, cioè nel senso. Vabbè, ma tanto. Sì, vabbè, così risparmiamo un botto di tempo. Sì. Già che abbiamo pagato. Vorrei il limitatore di velocità, devo continuare a guardare. Sì. Siamo a Splugen? Sì, se vai su qua fai il passo. Se sali qua scendi Valchiavenna. È proprio quella lì che si vede, la strada che sale, dove ci sono le macchine. Ah, sì. Salve! Oh, un po' di caldino qua. Sempre 21 mi segna la moto. Ma è 23. Adesso 22 in effetti, è salito. Salve! La madonna, come generoso. Tutta la mano addirittura. Che entusiasmo. Senza guanti però, eh. Fanno male le mani a me che sono che ho i suoi guanti. E prova i paramani. Sì, no, ma non per il vento, per le manopole, cioè che tieni sempre l'accelerato. Ah beh, sì. Sì. Praticamente la statale sarebbe stata qua sotto. Questo qua è il famoso lago di Suifers. Il famoso, eh? Sì, questa qua è la seconda volta che te lo dico. Suifers? Sì, la prima 2 anni fa. Ah, ok. Questa è la seconda volta. Flashback. Bene fans, siamo usciti da Splugen, direzione Thuzis. Comunque avevo visto questo lago da Maps. Che bello. Secondo me è Thuzis. E che il calè. Che il calè. Che il calè, se non si capisce. Quindi, Suifers. Ah, forse era il lago di Suifers, hai ragione. Ma qua mica è l'incontrario, no? Che il blu era l'autostrada e... No, non è vero. Forse era in Francia, sai? Ah, era in Francia allora. Che in blu era l'autostrada e in verde era la statale. Mentre da noi in verde l'autostrada e in blu la statale. Sì, è vero. End of flashback. Di acqua ce n'è. Sì. Comunque dobbiamo rimanere su A13 per 37 km. Chi ha? 37? Sì. Sì, beh, quello sì. Comunque possiamo parlare di questa semi-autostrada che passa in mezzo a tutte le conifere, guarda qua. È bello, sì. La statale passava là, la vedi? Sì. Comunque sono le 3 del pomeriggio. Direi che il Liechtenstein era abbastanza infattibile oggi. Dobbiamo svegliarci presto, non c'è un cazzo da fare, ma dobbiamo anche andare a letto presto. Non possiamo cenare alle 11:15 e pensare di fare il giro della vita. Cioè, per carità, oggi facciamo un bel giretto. Comunque l'Oberalp era carino, tutto quello che vuoi, però... Comunque torneremo a casa tardi, lo so. Magari la terza settimana di agosto riusciamo a andare a Liechtenstein, se non piove. Però dopo Ferragosto. Per forza, Ferragosto siamo già impegnati.
Ho fatto 153 chilometri. Mi è calata un'attacca di benzina. Beh, io non ho più quella grande in alto. Io ne avrò fatti 145. Figa, c'era una... era stra pericoloso, eh. C'era lì un pezzo di... una ruota di un carrello. Ah, non l'ho vista. Sì. Qua è 100, eh. Oh wow, magari devono raccogliere. No, superiamo il camper. Puzza, figa. Ma mi sa che ti si è bruciato l'anno abbagliante. Mi si è bruciato una luce. Sì, accendi l'abbagliante. Sì, è l'anno abbagliante bruciato. Ottimo. Però è comunque la luce di posizione accesa. È che non la cambiavo da un botto. Di solito durava pochissimo quelle lampadine. È durata già un sacco di tempo. Vabbè, ma se non l'accendo, cioè, non si vede che è bruciata. Il problema è se diventa buio. No, devi accendere l'abbagliante. E cosa ci possiamo fare? La compreremo e la faremo cambiare. Ma sono capace io, non dobbiamo farla cambiare a nessuno. Ah. Sto solo pensando che mi sa che sono robecchetto in garage dei miei le lampadine di scorta. Ah, già che vai là domani. Sì, devo ricordarmi di prendere le chiavi di casa mia e passare di là. Quindi è male al culo, è scomoda la sella. Sì. Ma se la imbottisci di più poi non ci tocchi. Che fa male al culo, figa. No, la mia non è male. Anche se è quella standard, qua ha cambiato solo il fodero, l'imbottitura è quella originale. Però non è male. Cioè, come sta seduta su una panchina. Ma è la stessa sella degli ultimi 5 anni, non è cambiata. E si vede che il mio culo si è stufato. 1 hour later. Eccoci fans, siamo appena usciti dall'autostrada. Non so quanto si sente qua, sto urlando. E adesso c'è la strada che porta per sentire che poi porta in passione. Sono un po' provata. Però dobbiamo andare che sono già le 3:30 del pomeriggio. Ci rivediamo in moto tra qualche secondo. Vabbè. A few minutes later. Io ogni volta che la spengo mi sparisce un'attacca della benzina. Ah, è ritornata. Abbiamo già perso l'una. E va la macchina. Bene, siamo sulla strada che porta all'Oberalp. Luna ha realizzato adesso quale sia l'Oberalp. Di qual è l'Oberalp? Dove c'è il faro. Buongiorno. Pensavo fosse già abbastanza chiaro, ma... E non è che posso ricordarmi tutto subito. Certo, però neanche così. Però vabbè, l'importante è esserci arrivati. Quindi vorrei fare la foto sotto il faro. Comunque sono 3:30, non abbiamo ancora pranzato. Potremmo fermarci a mangiare a posto l'altra volta. Però era un po' soleggiato, non c'era neanche un albero. Sì, beh, non penso che ci sia problema del caldo. Ma non è altissimo lì, però vediamo, dai. Non lo so. Minchia, ma questa salita? Madonna. Fida. E quindi, guarda che ti supera. È finito il limite 50. Oh. Dobbiamo uscire qua, però. Ah. Però aspetta, non lo so, non è vero, perché questo qua era il paese che avevo impostato per passare di qua. Mi sa che è una minchiata, mi sa che adesso ci porta in centro paese, da star giù. Vabbè, magari si può tornare giù ancora, no? Sì, beh, ci ricongiunge la strada principale sicuramente. Solo che adesso ci porta in centro a Flims. Secondo me se vai di qua ti porta giù ancora in autostrada, no? Ma non era un'autostrada quella. Fammelo levare dalle tappe. Ok, l'ho tolta. Sì, ma anche perché all'Oberalp mancano 63 km e un'ora. Cioè dice che arriviamo all'Oberalp alle 4:38. Intanto passiamo a Flims. Flims, città famosa per... Ma Canederli. Guarda che bel sobborgo però. Sì. Qua c'è un benzinaio.
devi farla. E ho due tacche. Ma quanti chilometri hai fatto? 192. Ho capito, ma poi magari non ce ne sono. Sì, in 63 km non ci sono più benzinai, ma dai, non diciamo incazzate. Ah sì. Figa 30. Figa 30 è impegnativa. Ne si imballa il KTM. Ma tu non stai andando a 30? 32. Madonna, 2 km all'ora me li concederanno di scarto. Sto andando a 28. Se non avessi sbagliato Stratzer si è persa al centro di Flims. C'è anche il polo commerciale, guarda qua. Hop. Ah, è finita zona 30. Non male. Allora, ripartiamo. Ciao Franz, siamo in cima all'Oderal Pass. Passo famoso perché c'è un faro a 2046 metri. È il faro posto più in alto in tutto il mondo, mi sembra. Ma sicuro in tutta Europa.